Non piove da alcune ore sull'isola di Ischia, ma la protezione civile ha prorogato fino alle 16 di domenica l'allerta meteo. Lo ha anticipato Italo Giulivo durante la conferenza stampa di oggi da Casa Micciola. L'allerta resta di colore giallo. Abbiamo avuto 23 mm di pioggia sul pluviometro di Ischia e circa una decina negli altri tre pluviometri dell'isola di Ischia. Quindi, diciamo così, la previsione di pioggia si è manifestata. Abbiamo concordato di avviare un'attività di monitoraggio delle due principali frane che, diciamo così, appare utile mettere sotto osservazione. Un monitoraggio che indica l'eventuale spostamento che le piogge possono determinare su questi fronti di frana e gestire quindi il rischio di queste frane, avendo anche a disposizione un dato oggettivo derivante dal monitoraggio. Le piogge delle ultime ore della notte hanno provocato un nuovo smottamento nella zona di Lacco Ameno. Un costone di roccia è caduto sulla strada minacciando 5 case. Per quanto riguarda il comune di Lacco Ameno, attualmente ci sono 12 sfollati perché si sono rese necessarie adottare delle ordinanze di sgombero su via provinciale Fango, su via Crateca e sulla zona circonvallazione all'altezza del parcheggio di città metropolitana. E in mattinata un altro smottamento ha interessato il territorio di Barano di Ischia. Una frana ha ostruito il passaggio che conduce